a tutti e benvenuti nella mia cucina. Oggi vado a preparare i fusi di pollo speziati al forno. Gli ingredienti che ci occorreranno sono fusi di pollo, quanto basta, sale, insaporitore per patate e paprika dolce. Se volete potete mettere anche altre spezie come il curry. Come prima cosa dobbiamo trasferire all'interno di una ciotola più grande i fusi di pollo. Mettiamo il sale, e andiamo a mescolare per bene. Con le mani, mi raccomando. Ovviamente i fusi di pollo sono ben lavati. Arrivati a questo punto, vado ad aggiungere la paprika dolce. Quindi metto la paprika dolce, potete mettere anche quella piccante se vi piace, così, e metto l'insaporitore di patate. Metto quello di patate perché mi piace di più rispetto a quello della carne. E vado a mescolare, faccio insaporire tutto molto bene. Ottenuto questo risultato, prendiamo i fusi di pollo e li adagiamo sopra una griglia, così. Vedete? Non li metto all'interno della teglia perché poi inizia a fare il grasso, scola e rimane nella carne. Invece, in questo modo, una volta che si scioglie il grasso, va a finire all'interno della teglia e i fusi di pollo rimangono più saporiti e più croccanti, come piacciono a me. Dopo averli sistemati sopra la griglia, vado ad infornare a forno già preriscaldato 180/200 gradi. Il tempo di cottura ve lo dico alla fine. Se volete, potete mettere anche delle rondelle di cipolla per dare quel profumino in più. Io non metto nulla. Trascorsa un'oretta, 1 ora e 10 circa, i fusi di pollo, come potete ben vedere, sono cotti alla perfezione. Tutto il grasso è scolato all'interno della teglia. Adesso vado ad impiattare. I miei fusi di pollo speziati al forno sono pronti. Lo accompagnate con lattuga e finocchio. Adesso tocca a voi replicare la mia ricetta. Fatemi sapere sotto nei commenti cosa ne pensate. La carne è succosa, guardate, cotta alla perfezione, brucia tantissimo. A chi tocca fare la prova assaggio di questo meraviglioso fuso di pollo? A me, perché non c'è nessuno. E quindi buon appetito a tutti. Che buono. È come piace a me. Croccante, ma succoso dentro. Questa è la parte migliore. Ciao ciao.